In chiusura vi vogliamo parlare di una bella iniziativa, oggi riserve forestali aperte in tutta Italia, il Corpo Forestale dello Stato accoglierà i visitatori e Rai News ha vissuto un giorno proprio con chi per lavoro difende i nostri boschi. Vediamolo con Matteo Parlato. I boschi coprono un terzo dell'Italia e rappresentano per di più un ambiente sconosciuto. La forestale apre le riserve a chi voglia capire questo mondo, ma anche per mostrare come lavorano uomini e donne che, per chi vive in città, operano in un mondo marginale. Questa è una piccola pianta di faggio appena nata, infatti ancora si può vedere il pezzettino che esce fuori direttamente dalla fagiola. Quanto avrà questo faggio neonato? Ma comunque sia è di quest'anno sicuramente, quindi pochi mesi. Spesso in questi contesti si parla di biodiversità, ma cosa vuol dire questa parola e come l'uomo dovrebbe interagire con questi grandi sistemi? Il concetto di biodiversità spesso è associato al numero di specie presenti in un ecosistema, però è effettivamente un concetto riduttivo, perché il concetto più importante sarebbe la biocomplessità, che prevede anche le relazioni tra queste specie. L'uomo deve imparare ad ascoltare e a osservare la natura e a osservare il processo che questa segue per raggiungere stadi più evoluti e anche più stabili, perché le foreste, per esempio, sono degli ecosistemi estremamente complessi che non possono essere racchiusi all'interno di schemi che si fa l'uomo. È l'uomo che deve in qualche maniera adattarsi al processo della foresta e seguirne l'evoluzione, perché le foreste naturali sono decisamente più stabili e più forti, potremmo dire proprio questa parola, sono più forti anche nei confronti degli input esterni, anche negativi. La gestione delle foreste ha il vantaggio di essere economica. Ci mostrano un tratto di strada retto da 6 metri di fondamenta crollata nel 2003. Una ditta per la riparazione fa un preventivo di oltre 400 milioni di lire per una colata di cemento ancorata alla parete di roccia. I soldi non ci sono, così i forestali intervengono con gabbie di legno riempite di pietra. Strada aggiustata per un costo di... Diciamo qui è costato... All'incirca avremo lavorato un paio di settimane con 3 persone, quindi io credo che rapportata ad oggi sia costata 3.000 euro. La manutenzione delle infrastrutture e la regimazione dei corsi d'acqua, affrontati con metodo e tecniche di ingegneria naturalistica, ha tra gli svantaggi quello di essere poco costosa, a mio modo di vedere, quindi poco appetibile, anche se estremamente utile e idonea all'ambiente in cui si opera. In questa giornata passata con loro abbiamo scoperto un altro lato della vita dei forestali. Voi siete molto in contatto con questo mondo di eremiti, anche voi del Corpo Forestale siete un po' eremiti? In qualche maniera sì, perché il lavorare nelle foreste che si trovano sempre in mezzo alle montagne, lontano dai grossi centri abitati, in qualche maniera ci fa anche fare una scelta di vita personale, perché ci porta a vivere in paesi piccoli o in aree poco antropizzate. Noi sì, possiamo aggiungere che condividiamo però anche la cultura dell'accoglienza, dell'umiltà, della sobrietà e anche nelle piccole cose, nell'utilizzo a dei materiali da costruzione, penso all'ingegneria naturalistica, è un modo delle risorse naturali per affrontare le nostre attività quotidiane, quindi in un certo senso abbiamo una certa sovrapposizione, una certa consonanza. Sì, una consonanza di approccio a quello che è il mondo che viene considerato lontano dalla civiltà, ma che in realtà è esso stesso un buon aspetto di civiltà. E questo è un messaggio che volete passare domenica? Certo, perché le persone devono venire nelle riserve non solo attratte dalla curiosità, ma anche per capire com'è questo mondo, che è sempre un mondo nostro, nel quale l'uomo può vivere, ma che sembra così lontano. La nostra sfida è quella
di far diventare centrali le aree che talvolta si chiamano marginali.